E ora andiamo a Legnago, a meglio torniamo a Legnago, dove al Fioroni fino a fine febbraio tra i reperti risorgimentali si potranno ammirare i cimeli di una famiglia di circensi. È stato lo chapiteau piazzato all'esterno del Museo Fioroni ad annunciare che il luogo ricco di storia risorgimentale fino al 28 febbraio ospiterà una fetta di storia circense. È stata inaugurata sabato la mostra promossa dalla famiglia Cavedo, nota dinastia circense imparentata con gli Orfei che a Legnago ha messo radici. Tra le sale del museo trovano spazio locandine, attrezzi di giocoleria, costumi di scena, ricordi, foto. Al centro della storia c'è Giancarlo Cavedo, una vita nel circo, prima come acrobata, poi come clown, un'attività questa che lo ha fatto classificare tra i primi 10 dello scorso secolo. Mi ha dato l'occasione di scrivere un libro sulla mia vita. Io ho vissuto scrivendo un'altra vita. Vorrei che tanti lo facessero. Io vi ringrazio e viva il circo. La presentazione del libro è stata l'occasione per rivelare molti aneddoti della vita in pista, dal primo spettacolo ad un anno agli incontri illustri nel corso della carriera. Le origini circensi dei Cavedo risalgono al 1864, mentre 15 anni prima era partita l'avventura circense degli Orfei, romagnoli anche loro. Abbiamo allestito questa mostra proprio sulla storia della nostra famiglia, della storia della famiglia circense dei Cavedo. È un appuntamento importante anche perché questa mostra è stata voluta per non far dimenticare la cultura del circo, che è una cultura molto importante, che purtroppo oggigiorno viene un pochettino abbandonata. Noi ci teniamo che il circo, che lo spettacolo itinerante abbia ancora un certo peso, perché nasce un po' tutto dal circo, dal cinema, il teatro. Arrivano da questa cultura qui.